Benvenuti, oddio, sto seduta per terra in una posizione un po' strana, quindi sembra che sto tutta così. Comunque, benvenuti a un nuovo video di apertura della mia spesa che mi è appena arrivata. E, ho fatto un po' di rifornimento, diciamo delle cose che mangio un po' di più e che comunque, diciamo, quelle che trovo in giro nei negozi non mi soddisfano particolarmente, quindi preferisco acquistarle dal mio mitico sito Macrolibrarsi, tipo che io l'ho ordinate venerdì e oggi che è lunedì sono già arrivate, fantastico! E quindi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, innanzitutto iniziamo dalle mitiche piadine. Io ormai ho completamente sostituito il pane, non lo mangio più e alterno la piadina, le gallette o magari dei cracker. Comunque il pane normale non lo mangio più, ma le piadine mi fanno impazzire. E quindi ho preso questa alla spirulina della marca Sotto le Stelle, che mi piace tanto anche come fanno appunto i biscotti, soprattutto quelli alle nocciole, sono buonissimi. Quindi piadina alla spirulina, poi piadina, farro e mais. Io quando vedo la parola mais compro, perché ovunque c'è mais a me piace. E questa è della marca Ki, proprio Ki Group, sì, quindi KI, quindi questa. Sono tutte ovviamente fatte solo con olio d'oliva, sempre della marca Ki, farro e avena, quindi le piadine farro e avena. E poi sempre della marca Ki, questa ha orzo e quinoa. E niente, io le adoro, adoro le piadine, mi piacciono troppo, mi piace quel sapore croccante, quel gusto, non lo so, mi piacciono, io ormai appunto le mangio, mangio solo piadine. Poi ho preso, sempre in tema di pane, le gallette, gallette di mais e quinoa. Queste si chiamano, della marca è Fior di Loto, e anche queste sono appunto super super bio, in quanto c'è solo mais, quinoa, olio di mais e sale. E io purtroppo non posso mangiare le gallette di riso perché non posso mangiare il riso, quindi evito. E quindi diciamo queste di mais le trovo più gustose rispetto a quelle di riso, hanno più sapore, però sono meno spesse, quindi non so, quelle di riso mi soddisfano di più quando le mangiavo. Queste magari sono un po' tanto sottili a volte, però insomma io le gallette di mais le adoro. Hanno quel sapore di mais, di popcorn, quel retrogusto che ti lasciano in bocca, che mi piace tantissimo. Poi ho preso un bagno doccia, che vedete che ci mettono anche lo scotch, e bagno doccia dell'Alchemilla, e questo è la profumazione Sensual, e questo è scritto che è per tutti i tipi di pelle. Come vedete è un bellissimo formato da 500 ml, quindi per un po' mi durerà, e c'è scritto sensuale profumazione per un bagno doccia rivitalizzante e tonificante, dona equilibrio, setosità, idratazione alla cute grazie agli estratti di arnica montana, coffee arabica, malva e meliloto. Io infatti questa l'avevo presa proprio perché c'era il caffè e un po' mi incuriosiva per quello. Adesso sentiamo il profumo. È strano, ha un odore che sembra un po', diciamo, orientale, questa che profumi un po' misteriosi, orientaleggianti. Mi piace tantissimo perché non è il classico profumo da fiore, insomma credo che sia fantastico. E ha anche un profumo abbastanza forte. Io mi auguro che quando lo uso mi riempie tutta la doccia, perché sentirmi inondata di profumo quando mi lavo mi rilassa tantissimo.
Poi ho preso un latte detergente, anzi questo non l'ho preso, questo era in omaggio perché ho comprato due prodotti corpo, cura corpo, insomma due prodotti beauty, perché ho preso anche la crema idratante, e quindi se compravi due prodotti beauty ti regalavano il latte detergente. Questo è della marca Verde Sativa, è alla canapa e all'uva rossa. Deterge viso, detergente viso funzionale e delicato, rimuove efficacemente make-up e impurità, ricco di ingredienti naturali come uva rossa, calendula, aloe, olio di canapa, dona alla tua pelle un aspetto luminoso e compatto. Io il latte detergente lo utilizzo in un modo un po' così, perché praticamente io lo uso per togliere i residui delle maschere, quelle peel off, soprattutto quelle appunto con i glitter, così. E trovo che sia un metodo efficace, nel senso che la maschera già di per sé va a nutrire la pelle, quindi la rende morbida. Se per togliere quei residui io vado, che ne so, a sfregare o mi sciacquo il viso, ha poco senso. Con il latte detergente invece rimuovo delicatamente tutti i residui di maschera e in più mi va ad aumentare, a potenziare anche l'effetto idratante, quindi trovo che sia una soluzione fantastica, quindi anche questo lo utilizzerò senz'altro per rimuovere i residui delle maschere. E poi ho preso questa crema corpo vellutata all'olio d'argan. L'ho presa perché l'olio d'argan mi ispirava molto in fatto di idratazione. Allora, proviamo ad aprirla perché è super super sigillata. Allora, vediamo il profumo. Vediamo il profumo, cioè, non fa una piega. Ha un profumo strano perché sa quasi tipo, avete presente gli impasti dei biscotti, quegli impasti che fate appunto prima di mettere a cuocere le cose? Sa quel modo, ma molto strana. Comunque la marca è B.O.B. e niente, vediamo un po' come si comporta, chi lo sa. Comunque ripongo fiducia in questa maschera, sì, in questa crema con l'olio di argan. Poi ho preso un prodotto un po' strano, ho preso una confettura e questa è alle more e liquirizia. È fatta di more, zucchero di canna, arrowroot, non so cosa sia, casomai vi metto la traduzione qui, liquirizia bio e basta. Credo che sia un gelificante naturale a questo punto. Quindi c'è scritto che si utilizzano 103 grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto. E niente, mi attira tantissimo. E la marca è Azienda Agricola Alpe Silente e viene da FC. FC sinceramente non so che... Forlì... Ma FC mi inquietano a me le cose geografiche. Comunque mi attira un botto perché non ho mai assaggiato una marmellata, una confettura con la liquirizia, e quindi mi attira da morire indipendentemente da dove viene. Poi ho preso di nuovo la senape perché mi era piaciuta tantissimo quella che avevo preso e quindi l'ho voluta riprendere. Questa è medio piccante e niente, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di assaggiare. Questa qui è una marca che non avevo mai provato, è tutto scritto in tedesco e quindi va bene, ok, mi fido, visto che è tutto scritto in tedesco mi dà fiducia, tanto le istruzioni è facile, insomma. Poi ho preso dei biscotti, ovviamente, perché nella mia spesa i biscotti non mancano mai. E quindi ho preso questi della marca Probios, bio, vegani, chi più ne ha più ne metta, ricchi di fibre, e sono fatti con avena e cioccolato. Quindi sono i classici biscottini rotondi da colazione, da inzuppare, e non vedo l'ora. Poi ho preso
sotto le stelle, perché questa marca mi piace molto, frullini al cacao con gocce di cioccolato, e anche qui ripongo molta fiducia che siano un po' cioccolatosi, anche se i biscotti questi così difficilmente hanno proprio quel gusto coinvolgente di cioccolato, comunque noi ci speriamo sempre. Mentre tutti i biscotti che io compro sono senza uova, senza riso, senza niente, proprio perché non posso mangiarli. Io ho preso questi, poi ho preso sotto le stelle, sempre ovviamente, e questi con gocce di cioccolato al farro, fonti di fibre, ricchi di calcio, e va bene. E poi sotto le stelle, ovviamente, biscotti semplici rustici di farro con albicocca. Questi mi attiravano proprio perché c'era questa presenza di albicocche, e praticamente da quello che vedo cioè la composta di albicocche, e quindi la marmellata mischiata nell'impasto, e quindi anche su questi nutro molte speranze, non l'ho mai assaggiati e mi attirano sinceramente. All'albicocca mi attirano, e basta, la mia spesa è finita qui. È stata una spesa molto, diciamo, leggera, cioè ho comprato poche cose, però quelle che mi servivano, che tanto è inutile andare a comprare mille cose che poi tanto non mi servono, e a me piace quindi rifornirmi ogni tanto, quindi finisco quello che ho e poi li compro senza stare ad ammucchiare tonnellate di prodotti che non ha senso. E niente, quindi io spero di avervi magari fatto incuriosire su qualche prodotto che anche voi andrete a comprare, non lo so, fatemi sapere. Ah, mi ha fatto piacere vedere che un giorno, mentre stavo aspettando che il corriere mi desse il mio pacco, nel furgone lì del corriere c'era un altro pacco, sempre di questo negozio, che doveva essere quindi consegnato dal corriere. Quindi mi fa piacere vedere che non sono la sola che acquista da questo negozio, ma credo che davvero non sia la sola, perché è enorme, dateci uno sguardo. E avevo pensato anche di iniziare a comprarci i detersivi, quindi mano a mano che mi si finiscono i detersivi, quelli che compro normalmente al supermercato, avevo pensato di provare questi bio, non lo so, mi incuriosiscono, ci proverò. E quindi ci vediamo al prossimo spacchettamento della mia spesa. Sotto ovviamente trovate il link a tutti i miei social, soprattutto in Instagram, che sono molto più attiva lì, e ci vediamo al prossimo video. Attivate anche la campanella per non perdervi tutti i miei prossimi video, e al prossimo, ciao!